Puntuale come la morte e le tasse, ogni anno a gennaio, mentre a Davos si radunano capi di Stato, industriali e guru di ogni genere per il World Economic Forum, c'è un'associazione umanitaria, di quelle che perseguono però anche finalità politiche, che ci ricorda come gran parte delle ricchezze del mondo sia concentrata nelle mani di pochi paperoni. Quest'anno, la narrazione ci dice che il patron di Amazon, Jeff Bezos, ha visto aumentare il proprio patrimonio durante la pandemia di un importo col quale si potrebbe vaccinare tutto il mondo. Il che è un'immagine sicuramente molto efficace, però non vuol dire nulla, perché ad oggi i vincoli alla diffusione dei vaccini non dipendono dal loro costo di produzione, ma appunto da vincoli logistici e dalla volontà di cittadini e governi. Che dire allora sulla diseguaglianza? La storia dell'umanità è fatta di faraoni, imperatori romani, caste, feudatari, mandarini, shogun, schiavi e servi della gleba. E quant'altro possa venirvi in mente dalle reminiscenze della scuola dell'obbligo. Pochissimi eletti, spesso per diritto di nascita, non solo controllavano tutte le risorse, ma avevano anche diritto di vita e di morte sugli altri. Le società aperte, le economie capitaliste che hanno prodotto i super ricchi, alcuni dei quali peraltro sono funzionari di ex regimi comunisti, hanno realizzato due cambiamenti epocali che non hanno uguali nella storia dell'umanità. In primis, la possibilità di chiunque di migliorare la propria condizione di vita. In secondo luogo, anche la disponibilità per la gran maggioranza della popolazione, quindi anche per chi non è ricco, di cure mediche, opportunità di benessere, di viaggi, che erano fuori dalla portata anche di quelli che fino a un secolo fa erano gli soprani del mondo vecchio, di cui scriveva Trilussa. Dunque, quando Bezos diventa 80 miliardi più ricchi, né io né voi siamo di un euro più poveri, ma anzi, beneficiando dei servizi di Amazon, che hanno mitigato alcune delle criticità della pandemia, e dell'indotto di un'azienda che dà lavoro a milioni di persone, piuttosto che alla redistribuzione all'arrivo, che tanto piace ai politici, delle tasse, dovremmo allora concentrarsi sulle pari opportunità in partenza. E di questo parleremo ancora nella FL al massimo per la Fondazione Luigi Einaudi. Arrivederci.